il primo di oggi. Ultima uscita prima di partire per le vacanze. E il primo di oggi fa ben sperare. Guardate che bello. Sono partito deciso per venire in questo posto. Mi sono fatto un'ora di salita spedita. E voilà, ecco il primo. Bello, bene. Più due piccolini, poco più su di questo. Adesso qua ce ne sono due già libri, che uno è lui e poi c'è suo fratello che è una bella boccetta. Bene. Ragazzi, guardate questo spettacolo. Questo è veramente spettacolare. Bello, bello. Bello, bene. Spero di continuare così. Ma non era mica solo quel bestione. Guardate qua. Che spettacolo che c'è. Spettacolare foto. E poi ce n'è ancora uno, c'è ancora il suo fratellino. Eccolo qua. Oh, che bella boccetta sana. Questi sono i funghi d'alta quota che mi piacciono. Belli sani. Questo tiro fuori con due mani perché non voglio separare il fratello che c'è lì, che sono attaccati assieme. Sì, oggi ci sono dei funghi da paura. Oh, Madonna questo. Madonna questo. Ci sono dei funghi da paura oggi. Ci sono funghi da paura. Spettacolo. Eccoci qua con due bestioni nel mirtillo e uno un po' più giovane. Ragazzi, guardate. Madonna. Che bestia. Sana oltretutto. Poi andiamo dall'altro. Bel bestione. Guardate qua. E poi qua il fratello minore. Non male, non male. Benissimo. Partito bene, ma la situazione ha cominciato un po' a complicarsi, nel senso, sì, ok, trovo qualcosa, ma non come all'inizio che ho incominciato a trovarne uno dopo l'altro. Però se mantengo questo ritmo, no, va bene, basta che non peggiori ulteriormente la situazione, così almeno una bella cavagnetta, magari la tiriamo fuori. Eccone qua. Un altro. Non giovane, ma sano. Bello sano. Bene. Ragazzi, ecco qua.
un'altra bella bombazza, però peccato perché è stata mangiata capriolo o topo. Peccato, poi qua c'era anche un avanzo di cappello. Importante continuare a trovarne, no? Giusto? Guardate qua, che peccato. Qua ci sarebbe troppo tardi, erano delle belle bestie. Già, guardate. Gambo andato. Oddio, ma questo che cos'è? Ma che cos'è questo bestione? Che cos'è questo bestione? Che cos'è? Che cos'è, ragazzi? Madonna! Che bestione! Ragazzi! Minchia! Che bestione! Metto un attimo il paragone con la mia faccia. Cioè, guardate che roba! Spettacolare! Da tanto che non vedo un funko così grosso. Spettacolo! Ragazzi, guardate! Che palla! Questa è una palla! Madonna, che meraviglia, spettacolo. Infatti siamo al limite della vegetazione e qua stranamente da trovarmi vecchi è già il quarto quinto che lascio, sono tutti bocciotti così che lasciamo. Qua c'è un altro. Invece questo si può già prendere. Belli. Ragazzi, guardate questo, che meraviglia. Che colore che... Poi è venuto, guardate, guardate che strano, sulla plastica. Che cazzo. Ha mucato sto sacco di plastica. Roba strana. Va bene. Bello, bello anche lui. Benissimo. Ragazzi, un altro bel bambinetto. Oh, Madonna, questo. Questo è uno spettacolo. Che funghi, ragazzi. Che funghi. Che funghi. Ecco qua. Bocciottino. Già rosicchiato. Il bombolotto. Va bene, dai. Spero di trovarne davvero in questa dimensione. Cioè, poco più grossi di questa dimensione, perché... Vi faccio solo un attimo vedere la situazione del mio cavagno. Quella è la parte più meno piena. Guardate qua. Funghi grossi non ce ne sanno più. E vabbè. Ecco qua, un piccolo spaccaterra che viene fuori. Che bello, bel bomboletto. Bocciotto dopo, poco dopo quello di prima. Bello, bene. Tutti questi bocciotti qua così che lasciamo fanno ben sperare, ma li lascio a qualcun altro perché io domani sera parto per le vacanze, quindi niente, mi sono fatto una bella
arrancata prima di partire. Con due piccolini, questo lo lascio qua, mentre invece questo lo raccogliamo. Madonna, questa è la gamba che va giù, eh. Ah, ecco perché c'è una radice che lo tiene lì. Stacco allora. Raccolgo con due mani. Sceso verso la macchina, non sto più trovando niente. Infatti ero già disperato, però guardate qua. Che bel patatino. Foto e via. Bello questo. Bella patata. Bene.